Grazie al nostro direttore che ci ha presentato l'offerta didattica. Sarà mio compito invece fare un po' uno spaccato e cercare di capire cosa succede nell'ambito della robotica. Io sono un docente dei corsi di studio di ingegneria e al nostro dipartimento e mi occupo in particolare di robotica. Quindi quello che vi racconterò oggi è quello che facciamo nell'ambito di ricerca. Sì, perché in realtà un professore universitario, come tutti i miei colleghi che sono qui presenti, in realtà fanno la docenza, che è una cosa molto importante, ma un'altra attività essenziale della nostra vita accademica, del nostro lavoro, è quella di seguire le attività di ricerca. Seguire le attività di ricerca vuol dire tipicamente chiedere dei finanziamenti, seguire dei progetti e cercare di spostare di un po' il livello di conoscenza in una certa area. Noi ci occupiamo di robotica e quando dico noi mi riferisco a un laboratorio, a un gruppo di persone di circa 15 persone, ragazzi che sono stati inizialmente studenti del nostro dipartimento, dei nostri corsi di laurea, poi hanno fatto il dottorato e poi via via sono diventati ricercatori e anche professori. Questo è un video accelerato della vita nel nostro laboratorio. Questo è il palazzone che voi probabilmente conoscete. Bene, di cosa una delle Uno dei, mi piacerebbe durante questa chiacchierata darvi anche qualche suggerimento di non solo cosa, di come lo abbiamo fatto, di cosa abbiamo fatto, scusate, ma anche di come lo abbiamo fatto. Guardate che essere ora produttivi e attivi nel mondo lavorativo e anche nel mondo della ricerca prevede una grande specializzazione. In realtà, molti dicono che si deve avere una conoscenza, un po' una conoscenza T, cioè bisogna essere sufficientemente generalisti, cioè conoscere un po' molte aree, però avere una precisa focalizzazione su un tema che via via voi vi costruirete durante la vostra carriera accademica. Bene, la nostra focalizzazione del mio laboratorio è una focalizzazione che è attiva sulle tecnologie che riguardano la mano in generale. La mano può fare fondamentalmente due cose: può toccare degli oggetti e può quindi tecnologie per il tatto e tecnologie di manipolazione, ok? Cercherò di darvi alcuni concetti fondamentali. Guardate, qui sono tutti e due riportati allo stesso momento. Vedete, sulla destra c'è una tecnologia di tattile, cioè qui l'uomo sta manipolando il robot per fare delle operazioni del tipo assemblaggio, ma questo potrebbe essere chiaramente anche una barra nucleare a Fukushima, per esempio, che non voglio andare a toccare direttamente e lo faccio attraverso un robot. Quindi c'è una tecnologia robotica di manipolazione e una tecnologia per il tatto. Lo stesso tipo di applicazione è stata recentemente testata da Bezos, il CEO di Amazon, che si sta interessando moltissimo sulle tecnologie di manipolazione, dove qui vedete stanno utilizzando degli altri robot con delle mani e fanno dei giochini esattamente come lo stiamo facendo noi con i nostri robot. Bene, questo è un po' il contesto generale che si studia nei corsi di robotica, di ingegneria e anche di computer science e intelligenza artificiale, che ovviamente confluiscono in questo tipo di applicazione e di controllo. Bene, la cosa che vi voglio invece raccontare oggi è cosa possiamo dire noi, soprattutto per quanto riguarda il tatto, e le sfide che la nostra umanità ha nel problema del Covid-19, cioè di questa grande e bruttissima, terribile epidemia. Prima un momento per parlare di tecnologie di tipo indossabili. Tutti noi abbiamo degli strumenti di tipo indossabili. Questi strumenti di tipo indossabili tipicamente fanno il tracking di quello che facciamo noi, cioè fanno il tracking del nostro movimento, il battito cardiaco e ci danno degli alert di tipo vibrante. Quindi fanno un po' di tatto, ma non tanto avanzato come quello che studiamo noi all'Università di Siena, nel nostro laboratorio. La cosa che abbiamo recentemente brevettato, su cui abbiamo costruito una storia importante di ricerca, è una tecnologia tattile che può essere indossata a livello di un ditale o a livello di un anello per sentire mondi di realtà virtuale. Abbiamo molta expertise anche nell'ambito della realtà virtuale e della realtà aumentata. Qui vedete, per esempio, vedete c'è questa pallina virtuale e c'è una mano virtuale che la tocca e c'è un robot indossato. Questo è proprio un robot, una struttura parallela che permette di applicare delle forze sul polpastrello, esattamente come le forze che voi sentireste se toccaste
direttamente una palla reale, come invece questa ovviamente è una virtuale. Quindi qui vedete un piccolo robot che applica delle tecnologie di tipo tattile. Questa è la robotica indossabile per il tatto. Bene, andiamo un po' avanti. Ovviamente abbiamo fatto un sacco di applicazioni multidito, ok, per aumentare la realtà virtuale, la realtà aumentata che noi spesso utilizziamo con i caschetti o anche semplicemente sugli schermi, con un'altra dimensione, il tablet. Se voi siete andati sicuramente a un cinema tridimensionale, al cinema tridimensionale vedete un oggetto davanti a voi, però poi quando ci mettete le mani non riuscite a toccare niente. Queste tecnologie sono molto interessanti. Vedete qui, per esempio, c'è uno sforzo molto importante anche dal punto di vista della simulazione, e quindi tutto ciò che è matematica per simulare il contatto, quindi per simulare quelle che voi scoprirete essere le equazioni differenziali legate alla fisica, sono qui implementate in uno scenario di realtà virtuale. Qui vedete, questa attività di ricerca ha attratto tanti, tanti interessi. Qui sono degli ingegneri della Sony che stanno testando le nostre tecnologie, e recentemente ha creato anche un'azienda su queste tecnologie. Abbiamo sviluppato degli anelli, ma insomma qui non voglio andare molto avanti. In realtà noi siamo stati citati anche da Science Magazine come il primo laboratorio che ha sviluppato degli anelli per la realtà virtuale. Qui vedete, questo è molto bello perché con questi anelli in realtà, voi, questo è un classico esempio di realtà aumentata, voi afferrate l'oggetto con i polpastrelli delle vostre dita, però poi ci mettete un oggetto di realtà virtuale sopra questo oggetto vero, e questo oggetto di realtà virtuale blu non solo lo vedete attraverso lo schermo, ma lo sentite anche attraverso gli anelli di realtà virtuale. Cioè questi anelli applicano sulle vostre dita la forza peso che questo oggetto farebbe se fosse veramente sull'oggetto reale. Quindi mescoliamo dal punto di vista fisico e di interazione anche oggetti reali e virtuali. Vabbè, qui videogame fatti anche con le nostre tecnologie aumentative. Questo è un game di realtà aumentata dove dovete colpire questi droni che vi vengono incontro, e avete anche un feedback tattile mentre giocate. Cosa possiamo fare per il Covid-19? Okay. Beh, per il Covid-19 la prima applicazione che ci è venuta in mente è stata quella di... Voi sapete che uno dei problemi che noi abbiamo per il Covid-19 è dobbiamo cercare di non far arrivare questo virus dentro di noi, okay? Non dobbiamo farci infettare, quindi dobbiamo tenere le mani pulite, dobbiamo sempre lavarle, e soprattutto quando tocchiamo degli oggetti in giro, cioè tocchiamo porte, bancomat e altri oggetti pubblici, toccati anche da altri, magari da qualcuno che poteva avere il Covid-19, non dobbiamo portarcela alle labbra, agli occhi, toccarci il naso, perché attraverso le mucose questo virus potrebbe arrivare e infettarci e quindi crearci tutto questo tipo di problemi. Allora, voi sapete, ci sono degli studi che dimostrano che noi, scusate, che noi ci tocchiamo il viso circa 23 volte l'ora. Ok? Vuol dire una volta ogni 3 minuti, perché insomma voi immaginate quando scrivete vi toccate il viso, fate così, no? Sono dei movimenti molto, molto, molto naturali. C'è chi si anche morde le unghie, ci sono anche delle altre malattie, chi si tocca molto, molto i capelli, anche addirittura c'è il rischio che si diventi, che ci sia anche l'alopecia a causa cioè perdita dei capelli fondamentalmente. Okay? Quindi la cosa che ci è venuta in mente è stata questa. Cioè, ci è venuta in mente, vi faccio vedere, questo è stato ripreso dal TG1 qualche giorno fa. L'idea è molto semplice, ve lo faccio raccontare dal TG1, spero si senta. Importante contro il coronavirus. Dalla tecnologia arrivano molte idee utili per l'emergenza. Un docente dell'Università di Siena ha sviluppato un'app per smartwatch che aiuta a non toccare il viso con le mani, con le quali si può aver sfiorato superfici infette. Un piccolo magnete appeso al collo fa vibrare il magnetometro dell'orologio quando si avvicina il braccio al volto. Quindi sostanzialmente abbiamo sviluppato questa tecnologia, che è una tecnologia che consente di far vibrare, non so se mi vedete, ma insomma io ce l'ho questa app sul mio orologino. Non appena io mi avvicino al viso, questo telefonino, questo orologino, scusate, vibra e quindi mi allontana dal viso, quindi diminuendo il rischio di toccare il viso con le mani possibilmente sporche. Abbiamo anche visto, ci sono degli studi che hanno dimostrato che ci tocchiamo molto più spesso il viso con la mano non dominante, per cui se avete l'orologio sulla mano non dominante riuscite a fare tanto in più. Abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo dimostrato per esempio che
il numero di tentativi che per ora che noi facciamo passa da 25 a 17 e soprattutto le volte che tocchiamo veramente la faccia, il viso, scusate, in ogni ora passa da 11 a 2 volte. E con gli studi che abbiamo fatto, chiaramente statistici, abbiamo dimostrato che il numero medio di secondi con cui siamo in contatto con il viso passa da 2 secondi a 5 secondi. Quindi l'idea è che più utilizzate queste tecnologie, più riuscite a tenere la mano lontana dal vostro viso. Questa app è scaricabile ad oggi già sullo store di Android, si chiama No Face Touch, è completamente free, è un'applicazione ovviamente libera, il software è su GitHub e funziona sotto licenza GPL, cioè la potete prendere e sviluppare quello che volete voi sopra. Abbiamo fatto anche un altro lavoro molto interessante. Qui chiaramente il legame con la robotica è molto importante, perché chiaramente abbiamo, cioè, il braccio, il modello del braccio umano è molto simile al modello di un braccio robotico. Quindi c'è una biomeccanica che è la matematica che è sotto i metodi che utilizziamo. Anche in questo caso utilizziamo dei braccialetti vibranti. Questi braccialetti vibranti ci permettono di mantenere una distanza sociale di un metro tra più persone. Ora, qui questo lo voglio saltare. Qui vedete qual è il problema. Vedete, qui ci sono 3 persone all'interno di una stanza molto piccola. Queste persone noi le abbiamo incluse all'interno di una sfera di raggio, diciamo, 60 centimetri, ok? Quindi se uno è in una sfera di 60 centimetri vuol dire che mediamente, cioè vuol dire che la distanza minima dall'altro soggetto è 120 centimetri circa, perché ci sono 2 sfere di questo genere. Vedete che grazie a queste tecnologie tattili e i modelli matematici che noi facciamo, in questo caso molto simili ai robot mobili, riusciamo a tenere questo gruppo di persone che è senza vista, cioè blinded, distante, e vedete che riescono a, ora vi faccio vedere un po' questi video, queste persone per ora sono 2, riescono a muoversi all'interno della stanza, ovviamente il sistema sa dove devono andare e fanno sì che non si tocchino, cioè che stiano sempre a una distanza di un metro e 20, un metro e 50. Andiamo un pochino più avanti, vi faccio vedere lo scenario più complesso in cui ci sono 3 soggetti. Questi 3 soggetti si muovono tranquillamente e uno potrebbe dire, la domanda potrebbe essere: scusi professore, ma perché non vedono? In realtà, quando voi siete sul lavoro, oppure se siete in giro e avete il vostro telefonino, voi siete molto concentrati su qualcosa che state, siete molto concentrati su quello che state facendo, quindi pur non avendo alcuna disabilità dal punto di vista visivo, siete disattenti e quindi non controllate la vostra distanza. Queste tecnologie molto semplici e indossabili, basate sulle tecnologie tattili, quindi su stimolazioni della pelle, permettono di tenervi distanti. Vi faccio vedere ancora un'altra applicazione che è legata invece, quindi la prima era social distance, qui invece è qualcosa legato alle emozioni. Beh, noi abbiamo fatto siamo stati i primi nel 2010 a parlare di tatto remoto, tant'è che il nostro lavoro è stato portato a Shanghai, all'Expo nel 2010, a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'Italia degli innovatori. Guardate, io posso toccare da una parte e sentire dall'altra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sto digitalizzando il tatto e posso permettere di trasformare l'interazione tattile in un flusso di dati che va da un punto all'altro. Cioè potrebbe andare in questo particolare caso, potrebbe andare in questa digitalizzazione, c'è una mamma che interagisce con la propria bimba, vedete, sta guardando attraverso una telecamera sugli occhiali, un microfono, audio, video, registra, tocca tutto quello che sta facendo e poi digitalizza questo tatto e lo manda da un'altra parte, oppure lo riproduce dopo un po' di tempo. Quindi è esattamente come abbiamo il microfono e lo speaker per il tatto, in questo caso abbiamo il microfono e lo speaker per l'audio, abbiamo tecnologie per registrare e tecnologie per riprodurre a distanza il tatto. Immaginiamo e stiamo lavorando per applicare questo tipo di tecnologie e restituire il senso di un abbraccio, il senso di una stretta di mano, il senso di una carezza ai malati Covid-19 che non possono essere... Io ho parlato con molti medici e infermieri che sono
nei reparti Covid-19. Voi immaginate quando i medici e gli infermieri entrano in questi reparti, sono tutti protetti, con schermi, con maschere, con visiere, per cui è veramente difficile anche interagire tattilmente. Tutti ci hanno detto che la prima cosa che questi malati chiedono è il contatto umano, proprio cioè il contatto, una stretta di mano, una carezza che è molto emotivamente importante. Quindi speriamo di poter utilizzare queste tecnologie e aiutare i malati di Covid-19 a recuperare il contatto con i familiari distanti. Abbiamo lavorato anche sull'andare a correre insieme, in particolare c'è un concetto che si chiama social jogging. Sostanzialmente io ho delle cavigliere, queste cavigliere, quando le cavigliere toccano a terra, quando il piede tocca a terra, la cavigliera misura un impatto, questo impatto viene mandato all'altro utente da un'altra parte del mondo, e questa cosa qui si chiama social jogging. Vi faccio vedere brevemente, cioè possiamo andare a correre insieme pur essendo lontani fisicamente. Abbiamo fatto molti studi sulla sincronizzazione. Vedete che quando accendete queste cavigliere il passo di due persone distanti si sincronizza, quindi questo potrebbe essere una situazione aumentativa di tutto quello che è Runtastic o tutte le altre applicazioni che servono per andare a correre insieme. Quindi vedete, quando queste tecnologie possono essere anche integrate nelle scarpe. Vabbè, e quindi si va a correre insieme avendo la sensazione di avere una persona vicina e quindi sincronizzarsi con il tatto. Va bene, andiamo avanti, questo non lo voglio. Alcune riflessioni per finire. Dunque, noi abbiamo, cioè vi vorrei dare alcuni messaggi velocissimi in due minuti per poi lasciare 5 minuti di domande a voi. Cioè l'idea è cercare di capire, noi stiamo entrando in un mondo, grazie anche al Covid-19, in cui città piccole e ad altissima qualità della vita come Siena possono giocare un ruolo da leone proprio, perché si cerca sostanzialmente di evitare di vivere in ambienti affollati, per tutti i motivi che non vi sto qui a ripetere, e si cerca di fare quello che molti chiamano smart working o remote working, cioè si riesce a lavorare anche dal punto di vista professionale da altri, cioè diciamo io potrei lavorare in California pur non essendo necessariamente residente in California. Quello che succede che uno dei problemi che si hanno nelle grandi concentrazioni di ingegneri e tecnologi in città come Silicon Valley, a San Francisco, Londra, Silicon Valley è un'area, non è una città, quindi San Francisco, Londra, Berlino, ma anche la stessa Milano, e che si ha l'impressione di avere degli stipendi più alti. Però poi in realtà, io parlavo con uno dei miei ex studenti che prende ora $20,000 al mese, come un software senior engineer, però lui paga €8,000 di canone di affitto e paga circa 3.000 euro al mese o per assicurazione sulla vita e cose di questo genere. Quindi quello che succede è che si prende di più, però sicuramente quando si va in questi ambiti molto molto frequentati, però il costo della vita è molto più alto. E noi possiamo sfruttare, come lo stanno sfruttando tutti in realtà, è questo remote working per cercare di andare in posti più a misura d'uomo e fare un lavoro estremamente importante. Io dico sempre questo, io sono stato fortunato nella mia carriera lavorativa, perché sono riuscito a disaccoppiare il posto dove vivo dalla mia rete lavorativa. Dico sempre che se vado via da Siena non se ne accorge nessuno, perché la mia rete lavorativa è così distribuita sul territorio che non si accorgono se io sto lavorando dal punto di vista della ricerca, non della didattica, a Siena oppure in un'altra parte del mondo. E questo permette a noi tutti, e a voi futuri ingegneri e matematici, se sarete con noi a questo dipartimento, riuscirete a, cioè vi suggerisco di inseguire un design della vostra vita personale e lavorativa che coniughi bene questi aspetti di cui vi parlavo. Quindi io dico sempre, bisogna usare la network per il lavoro, il posto dove viviamo per vivere. Tra l'altro ci sono tantissimi lavori estremamente pagati da casa. Poi io dico da casa, in realtà da casa va bene, ma si possono anche creare delle realtà di piccole aree di co-working dove si può lavorare pur uscendo da casa. Un'altra cosa che voglio dire è velocissima, voi siete indecisi, perché siete di fronte a un bivio, non sapete cosa studiare. La cosa che non mi piace pensare è quando qualcuno impiega tanto tempo, cioè
Quando uno ho sentito a volte qualcuno che dice: no, io sono un anno fermo per capire cosa voglio fare e poi comincio a studiare. Io dico, nell'indecisione conviene sempre prendere una delle due strade, magari facendo anche un sorteggio, cioè tirando una monetina, perché avete un anno di tempo per scoprire se quella strada non vi è piaciuta e tornare indietro e fare l'altra. E, tra l'altro, questa è un approccio che si chiama First Movers, che si usa anche nel mondo dell'innovazione, dei brevetti e della tecnologia. Poi un'altra cosa che mi piace anche dirvi è: inseguite sempre le vostre idee, cioè cercate sì di capire qual è il mainstream, ma cercate sempre di andare in modo un po' diverso, perché oggi quello che si chiama spesso creatività paga molto, molto bene. Finisco dicendo che la lezione che ho imparato come scienziato e come professore, quella sicuramente di essere veloci, perché siamo in un mondo troppo veloce per riflettere tanto tempo, quindi conviene muoversi riflettendo, e poi credo che in un ambiente di lavoro come quello della nostra università sia molto molto utile, perché è un ambiente dove c'è una dimensione proprio ben bilanciata tra docenti e studenti, si viene ispirati dai professori, si impara molto e si ha sempre l'impressione di creare la propria idea, anche voi come studenti, perché siete sempre coinvolti in innumerevoli progetti che vanno dalla matematica, la fisica, l'ingegneria, dai vostri docenti che sono molto attivi in ricerca. E ovviamente lavorare in team. Finisco anch'io con la presentazione del nostro nuovo sito di orientamento, che è stato principalmente guidato dal professor Giorgi, ma attivato dalla commissione di orientamento e dal nostro dipartimento di ingegneria e matematica. Vi lascio le domande e poi passerei la parola al nostro collega Luca, professor Chiantini. Grazie.